Bentornati sul mio canale anche oggi. Oggi per un vlog che è dedicato ai grandi miti degli anni 80. Radio ufficiale dei miti degli anni 80 è Radio Yai, che potrete ascoltare in FM a Brindisi oppure in tutto il mondo scaricando l'app. Vi consiglio anche l'intera playlist dedicata ai miti degli anni 80, sono già tantissime le storie che ho raccontato. Oggi aggiungo questa nuova storia di un artista che io ho seguito per tanto tempo, è veramente un idolo degli anni 80, assolutamente fantastico, e sto parlando del grande Billy Idol. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, vi auguro anche oggi la buona visione e benvenuti sul mio canale. Hey little sister, what have you done? Billy Idol, vero nome William Albert, cantante britannico. Allora, lui inizialmente è un frontman di una band punk rock che sono i Generation X. Raggiunge grande notorietà durante la sua carriera da solista, specialmente negli anni 80, grazie a canzoni veramente fantastiche della sua carriera, di cui parlerò sicuramente in questo vlog. In totale, Billy Idol nella sua vita ha venduto 40 milioni di copie di dischi. Billy Idol è nato a Londra da un commerciante e prese il nome di Billy Idol soltanto nel 76. Si fece praticamente ispirare, quando era a scuola, da un insegnante che consegnò a lui un compito che aveva sbagliato completamente, e sopra questo compito una scritta a caratteri cubitali che appunto voleva dire: William è un fannullone. Allora, siccome fannullone in inglese si dice esattamente come idolo, cioè si pronuncia idol ugualmente, lui si fece ispirare, ecco, da questo voto negativo della sua professoressa e decise quindi di chiamarsi Idol come nome d'arte. Prima di iniziare la carriera da solista, Billy Idol ha fatto parte di molte band, tutte quante molto punk. La più importante è Generation X, che era composta da lui con Tony James, Bob Andrews e il batterista Mark Love. Generation X, così è il nome di questa più famosa appunto formazione, che l'ha visto arrivare anche in classifica prima di fare la carriera da solista, è stata chiamata in questo modo proprio da Billy Idol perché ha preso ispirazione da un libro di sociologia trovato nella biblioteca della madre. Il genere musicale di questo gruppo era punk principalmente, si ispiravano a un pop britannico della metà degli anni 60 ed erano anche molto in contrasto con gruppi coetanei dell'epoca, perché questi gruppi facevano un genere musicale molto diverso. Ecco, loro erano forse gli unici che facevano un punk un po' retro. La carriera da solista di Billy Idol comincia con un album che si chiama Don't Stop, esce nell'81, contiene grandi canzoni tipo Dancing With Myself, che è un pezzo del repertorio dei Generation X che appunto è incluso nel primo album di questo gruppo, e poi la canzone Money Money. Allora, nel luglio dell'82 esce il suo album d'esordio, che ha lo stesso suo nome. Questo album riscosse un successo veramente inaspettato, grazie ad alcune hit come White Wedding, come Dancing With Myself, che fecero di Billy Idol una presenza fissa nelle rotazioni di MTV. Nell'83, nel tentativo di sbarcare anche sul mercato americano, l'etichetta di Billy Idol pubblicò Dancing With Myself anche negli Stati Uniti. Lo fece con un video che era diretto da Hooper e che fu trasmesso, pensate, per 6 mesi su MTV. Il secondo album di Billy Idol si chiama Rebel Yell, uscito nell'83, grande successo anche questo, che in pratica lo proiettò tra le superstar musicali negli Stati Uniti. Successivamente poi sbancò anche nelle classifiche europee e appunto entrò in classifiche importanti come quella tedesca, quella svizzera, del Regno Unito e più tardi anche in Italia. L'album ottenne un successo planetario ed è considerato il culmine della carriera
carriera di Billy Idol. Singoli estratti da questo disco sono Eyes Without a Face, Flash for Fantasy e poi l'omonima dell'album Rebel Yell, che balzarono in vetta alle classifiche di tutto il mondo, diventando alcune canzoni simbolo del pop rock anni 80. Alcune tracce di questo disco sono state utilizzate anche come colonna sonora di Big, un film dell'88 con Tom Hanks. Nel 1986 esce il terzo album di Billy Idol, si chiama Whiplash Smile. Contiene hit come To Be a Lover, come Don't Need a Gun, ma anche Sweet Sixteen, grande e bellissima canzone di Billy Idol. Sarà promozionata con un video girato in Florida. La canzone si ispira alla storia di un ragazzo che, dopo essere stato lasciato dalla sua compagna il giorno prima del matrimonio, si comincia a costruire, ecco, una casa nel corso dei decenni. Dopo questo album, il suo fidato musicista Stevens lascia il gruppo che contorna, ecco, Billy Idol, e nello stesso anno proprio il chitarrista parteciperà alla realizzazione della colonna sonora di Top Gun. Fra l'altro fu anche vincitore di un Grammy Award per questa colonna sonora. Nel 1987 viene pubblicato un album di remix che contiene una versione live della canzone Money Money, singolo che poi arriverà al numero 1 nelle classifiche americane. Il 6 febbraio del 1990 ad Hollywood Billy Idol viene coinvolto in un serio incidente motociclistico che gli costa quasi una gamba. Questo accade mentre tornava a casa di notte dal suo studio di registrazione. Lui non si fermò ad un segnale di stop e fu centrato da un'auto, e fu necessaria anche l'applicazione di una placca d'acciaio. Poco prima dell'incidente James Cameron lo aveva selezionato per recitare in Terminator 2 il giorno del giudizio. Aveva anche già disegnato delle storyboard a sua immagine, ma chiaramente a causa di questo incidente Billy Idol non riuscì e non poté accettare appunto questo ruolo in questo film. Sempre nel 1990 Billy Idol registra da solo, quindi senza Stevens, un album che si chiama Charm Life, che si rivela un grande successo. Da questo album viene estratto un video per il singolo che si chiama Cradle of Love, brano che viene utilizzato anche in un film, fra l'altro, e che ha avuto grande successo negli Stati Uniti più che in Gran Bretagna. Dato che Billy Idol non era ancora in grado di camminare, per appunto fare il video di questa canzone verrà praticamente girato in un appartamento e sarà ripreso solo ed esclusivamente dalla cinta in su. La storia di Billy Idol continua chiaramente anche negli anni 90 e negli anni successivi, però visto che siamo nei miti degli anni 80, la storia di questo grande artista la fermo proprio all'inizio del nuovo decennio, perché appunto quello che ci interessava di più era appunto raccontare la sua storia in questo periodo degli anni 80. Negli anni 90 ci sono dei bellissimi dischi, ve ne parlerò sicuramente quando poi in futuro farò i miti degli anni 90.